quanto movimento in questa alba della domenica di resurrezione. Dopo il silenzio del sabato santo, risuona forte nei nostri orecchi l'annuncio della risurrezione di Gesù. Dio è il Signore della vita. Le tenebre del sepolcro non potevano trattenere la grande luce del risorto. Gesù vince e la sua vittoria è clamorosa. Pietro e Giovanni corrono al sepolcro. Si sentono come svegliati dall'incubo più drammatico di tutti gli incubi. Corrono per vedere il miracolo, per incontrare il loro amato maestro, per abbracciarlo e non lasciarlo mai più solo. Pietro è il più anziano tra gli apostoli, nominato da Gesù capo della Chiesa. Giovanni è il più giovane di tutti e rappresenta la gioventù con il suo entusiasmo e la gioia di vivere. Corrono insieme verso il sepolcro, la sapienza e l'amore. In questo splendido mattino di Pasqua corriamo anche noi accanto ai due discepoli. Andiamo in fretta al sepolcro e vedendolo vuoto crediamo all'immenso amore che Dio ha per noi. Cristo, nostra speranza, è risorto. È questo il giorno del Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Alleluia! Buona Pasqua! Senti anche tu il bisogno di correre al sepolcro per incontrare il risorto. Cosa diresti a Gesù nell'incontrarlo vivo?